lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Destiny 2. Siamo sempre in compagnia del nostro guardiano e siamo qui nella selezione della missione, che dobbiamo continuare la nostra campagna, e siamo qui per continuare con la missione intitolata 6, potere consigliato 80, ma noi come potete vedere siamo già a 109 di luce, quindi non dovremmo avere problemi. Comunque ho notato in questi giorni, vabbè, meno male, più che altro stamattina mentre ero a casa, che dal terzo episodio al sesto che ho caricato stamattina i formati dei video si vedono al massimo di 360, mi pare. E adesso ho provato a modificare un attimo qua le impostazioni della Vermedia e vediamo se riesco a mantenere una buona qualità almeno a 1080. Olè. Allora, dobbiamo andare. Failsafe, siamo alle coordinate. Cade è intrappolato in un sistema di portali Vex. Puoi aiutarci a trovare la fonte energetica così lo liberiamo? Oh sì, localizzando il teletrasportatore Vex originale usato dall'unità Cade, potrete interrompere il ciclo e liberarlo. Posso cordialmente guidarvi? Ok, dobbiamo trovare il teletrasportatore Vex e disattivarlo. Carina. Facile. Facilissimo, guarda. E così, olè. Dovremmo andare di qua. Andiamo, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Poi comunque ho anche modificato il volume del microfono perché mi sono accorto che era leggermente alto. Sembra il fluido contenuto nei Vex. Si chiama fluido radiolare, sono liquidi mentali. Ah. Ora dice che è un composto organico. Significa che i Vex non sono puramente robotici. Quindi sono degli esseri senzienti? O comunque biologici? Fortuna che noi abbiamo il nostro bel salto. Voilà. Fatto. Cosa avrà spinto Cade a venire qua su Nessus? Io so la risposta. E dicela. Uno, smettila di ascoltarci. Due, qual è la risposta? Mi ha chiesto di non dirlo a nessuno. Che cavolo di risposta? Posta è? Attenzione, rilevata minaccia Vex. Bloccano la via al teletrasportatore dell'unità Cade. Dovrai eliminarli. Ah. Bastardo, muori. Oh. Credevo che la distruzione di massa dei Vex avrebbe addolcito il ricordo del mio capitano e dell'equipaggio. Ha funzionato? Non ha funzionato. Peccato. Vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto qua come drop.
Un bel fucile a pompa. 116, 115. Mitraglietta mi trovo bene. Fucile da ricognizione, questa cos'è? Un fucile automatico. Dai, almeno siamo un po' più forti. E questo è il teletrasportatore Vex? Sì, il Cade 6 ne sarà molto felice, dovresti prenderlo. Prendi questo, brutto rottame! Sono libero! Ma vieni! No. Hey, dove sei? Ehi, hey, ce l'hai fatta! Mi hai liberato! Evviva! Ma dove sono? Cioè, non lo sai tu? Unità Cade, sei vicino al nucleo del mio reattore. Benvenuto su Esodo Nero. Dove i tuoi sogni si avvereranno. Wow! Ci hanno teletrasportato. Ah, hai incontrato la mia amica Failsafe e la sua gemella malvagia Failsafe. Quale tra le due è malvagia? Appunto. Se provassi emozioni, mi sarei offesa. Cade libero. C'è tutto qua. Cioè io ho faticato una boiata per... Ad, i caduti hanno leggermente adirato i Vex, direi, anziché li hanno fatti infuriare. Wow. Io mi butto al riparo nell'esodo nero. Qui? Ma la mia chiglia è in 108 pezzi. 20 dei miei ponti sono sotterrati. E il mio sistema refrigerante... Non sono messa bene. Sì, Failsafe, lo sappiamo. Dove? Allarme intruso. E chi? Sono io, l'unità Cade. Falso, cioè vero. Ma hai attratto un rilevante numero di caduti alla mia posizione. Porca magliarda, Failsafe, mi stanno sparando. Porca magliarda. I loro colpi? Io che speravo che i caduti e i Vex si estinguessero a vicenda su Venere. Ma poi che divertimento ci sarebbe? Quel Vex è gigantesco. Ok. Un servitore. Vai. Come mi diverto. Adesso un pochino meno. Dai, che non manca niente, su. Oh. Guardia porta abbattuto. Tieni duro, Kane, stiamo arrivando. Bene, perché i caduti hanno appena fatto irruzione.
Attivazione scudi difensivi. Il Cade 6 dovrebbe indietreggiare. Ehi, hey, grandissima Failsafe. Ora i caduti possono raggiungerci. Vero? Vero che non possono raggiungerci. Ma scusami, sei un cacciatore, hai pistola d'oro, usala. Ah no, è vero, sono l'unico con la luce io, cacchio. Ehi, ti conviene correre. Credo di aver capito che vogliono strapparmi il corno dalla testa. Il mio bellissimo corno, dalla testa! Allarme intruso? Ah, siamo noi! Cioè, quello è morto. Dai che sei morto. Dai che manca l'ultimo. Oh. Ehi, quel caduto ha lasciato cadere qualcosa. Siamo salvi. Aggiorno i dati dell'equipaggio. Registrazione effettuata. Benvenuto a bordo, capitano. Ok. Allora è vero. Hai trovato un modo per recuperare la luce. Non che io sia geloso, ma non metterti troppo in mostra, mi fai fare brutta figura. Potresti spiegare che intenzioni avevi col teletrasportatore Vex? Mi sarei avvicinato a Gaul, gli avrei sparato in faccia e poi avrei fatto merenda. Prima devo sistemare qualcosina. Se non si capisce, la tecnologia Vex non è molto intuitiva. Cade, non puoi farcela da solo. Invece sì. Anche se uccidessi Gaul, quando la Legione Rossa abbandona un sistema, seppur sconfitta, non lascia tracce. I Cabal sono cattivi che fanno cose cattive, sì, lo so. Scusa, ma non penso tu abbia capito. I Cabal letteralmente non lasciano tracce. Hanno un'arma in grado di distruggere una stella ed è puntata direttamente al sole. Ehi, 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 calma, calma. Ti friggerai i circuiti. Zavala ha un piano. Ha bisogno di te, Cade. Sì, beh, Zavala ha sempre un piano, ma a volte bisogna saperlo. Aspetta, Zavala ha bisogno di me? Nel senso, hai sentito quelle esatte parole uscire dalla sua bocca? Sì, esatto. Ti prego, dimmi che l'avete registrato. Almeno Ikora l'ha sentito. Purtroppo Zavala l'ha persa durante l'attacco. Non sappiamo dove sia. Su Io. Sarà andata a cercare risposte su Io. Ah, comunque, grazie. Ti sono debitore. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.